Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, capitolo 2, 19 marzo 1903. Questa mattina vedevo il confessore tutto umiliato ed insieme il benedetto Gesù e San Giuseppe, il quale gli ha detto: mettiti all'opera ed il Signore è pronto a darti la grazia che vuoi. Dopo ciò, vedendo il mio caro Gesù sofferente come nel corso della passione, gli ho detto: Signore, non sentivate stanchezza nel soffrire tante diverse pene? E lui: no, anzi, una sofferenza accendeva più il cuore a soffrire l'altra. Questi sono i modi del patire divino. Non solo, ma nel patire ed operare, l'anima non guarda altro che al frutto che da quello riceve. Io nelle mie piaghe e nel mio sangue vedevo le nazioni salvate, il bene che ricevevano le creature. Ed il mio cuore, anziché provare stanchezza, ne sentiva gioia
e ardente desiderio di più soffrire. Onde questo è il segno, se ciò che si soffre è partecipazione delle mie pene, se unisce patire e gioia di più patire, e se nel suo operare opera per me, se non guarda a ciò che fa, ma alla gloria che dà a Dio ed al frutto che ne riceve. Capitolo 4, 23 marzo 1903. Trovandomi nel solito mio stato, dopo aver molto stentato, per poco ho visto il mio adorabile Gesù fra le mie braccia ed una luce che gli usciva dalla sua fronte. Ed in questa luce stavano scritte queste parole: l'amore è tutto per Dio e per l'uomo. Se cessa l'amore ci sarebbe la vita, però due specie di amore vi sono. L'uno spirituale e divino, l'altro corporale e disordinato. E tra questi amori vi è una grande differenza tra loro per l'intensità, molteplicità, diversità. Si può dire quasi la differenza che passa tra il pensare della mente e l'operare delle mani. La mente in brevissimo tempo può pensare a 100 cose, dove le mani appena possono compiere un'opera sola. Il Dio creatore, se crea le creature, il solo amore gliele fa creare. Se tiene in continua attitudine tutti i suoi attributi verso le creature, è l'amore che a ciò lo spinge. E gli stessi attributi dall'amore ne ricevono la vita. Lo stesso amore disordinato, come le ricchezze, i piaceri e tante altre cose, non sono queste che formano la vita dell'uomo. Ma se egli sente amore a queste cose, non solo formano la vita, ma giunge a farne un idolo proprio. Sicché se l'amore è santo, forma la vita della santificazione, se è perverso, forma la vita della dannazione. Meditiamo su questi due capitoli del quinto volume, che parlano l'uno del patire e l'altro dell'amore. Due argomenti assai importanti, non solo per la vita nella divina volontà, ma per la vita cristiana in generale. C'è stata qualche santa che diceva che c'è una differenza tra la vita terrena e la vita celeste, che è la seguente: in questa vita noi patiamo amando e amiamo patendo. Nell'altra vita noi godiamo amando e amiamo godendo. Solo che Gesù ci ricorda che anche il patire amando in questo mondo, quando è vissuto per lui, in suo nome, in comunione con lui, per la sua gloria, per il frutto che da questo si ricava, è sempre accompagnato dalla gioia. Ecco, ora non c'è vita cristiana senza avere una grande luce sul mistero della croce, cioè sul patire, sulla sofferenza. San Paolo dice chiaramente nelle sue lettere, nella prima lettera ai Corinzi, nei primi capitoli, che la croce è scandalo per i giudei ed è stoltezza per i pagani. Cosa significano queste espressioni? Scandalo significa pietra d'inciampo, cioè ciò che ha fatto cadere qualcuno. Cosa significa che la croce è scandalo per i giudei? Significa che proprio per il fatto che Gesù Cristo è andato in croce, questa sarebbe la dimostrazione che non può essere Dio, perché Dio non può abbassarsi di una tale miseria, umiliazione, né tantomeno può lasciarsi ammazzare. È quello, tra l'altro, che gli gridavano da sotto la croce, no? Se tu sei il figlio di Dio, scendi. Quindi, scandalo, non può essere. Quindi non può essere che sia Dio quello che passa per questa strada. Per i pagani, per certi aspetti, è ancora peggio, è stoltezza. Stoltezza vuol dire cosa da matti, cioè uno che si fa mettere in croce da innocente, è semplicemente matto.
fuori di testa. È un pazzo. Quindi o è un impostore, secondo la mentalità, come dire, diciamo così, come vengono chiamati, insomma, da San Paolo, dei giudei, o è un pazzo, secondo i pagani. Ora, noi che pensiamo, sinceramente? Cioè, il discorso della croce non dobbiamo mai darlo abbastanza per scontato. Anche perché quando ci mettiamo dinanzi alla croce, e per questo quanto mai salutare è la recita quotidiana delle ore della passione, la preghiera quotidiana delle ore della passione, dobbiamo sempre considerare un duplice livello, che tra l'altro la liturgia della Chiesa ci mette sotto gli occhi nella bellissima e austerissima funzione del Venerdì Santo, la funzione liturgica dell'adorazione della croce. Bisogna considerare la croce e le sofferenze di Gesù, e quindi io dinanzi al crocifisso cosa dico? Sinceramente, sono sicuro che quello che sta in croce è il Figlio di Dio, oppure penso come i giudei, no, ma ti pare che Dio, che è immortale, che è eterno, che è incorporeo, che è spirituale, che è trascendente, non solo che si fa uomo, ma va a morire di quella morte orrenda, tra quelle atroci sofferenze. Cioè, sperimenta in sé la morte, perché attenzione che Dio è morto, È morto il Figlio di Dio, certamente non quanto alla sua natura divina, ma ha sperimentato la morte attraverso la natura umana che ha assunto. Sa dal di dentro, come dire, per esperienza sensibile, ecco, oltre che per conoscenza ovviamente divina, cosa significa morire, cosa significa soffrire. Oppure io mi metto lì davanti e dico: ma questa è una follia. E poi il secondo passaggio è un po' ancora più delicato, no? Dinanzi alle mie croci, che cosa penso? Com'è il mio rapporto con la penitenza e la mortificazione volontaria? Argomenti oggi poco battuti, no? A volte molto semplicisticamente da faciloni, ecco, liquidati con: ah, va bene, ma Gesù Cristo ha già sofferto in croce per noi, non serve che facciamo, che ce ne mettiamo un altro po'. Momento però contro cui osta, direbbe San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologia, no? Sed contra, diceva, quando qualcuno faceva un'affermazione, dice: sì, va tutto bene, ma al contrario qui abbiamo una testimonianza e una tradizione ininterrotta di 2000 anni di storia della Chiesa, di santi che hanno abbracciato la penitenza e la mortificazione volontaria, tutti. E alcuni, insomma, tassi di gradi talmente eroici, insomma, che lasciano senza parole. Quindi anche dinanzi a quelli erano matti, come qualcuno pensava, erano psicopatici. Io ricordo, rimasi inorridito, insomma, quando lessi dei giudizi proprio indegni contro Santa Margherita Maria la Coque, scritti, se non ricordo male, ahimè, in ambienti cattolici, cioè da qualcuno di quelli, insomma, che non vorrei si autodicono teologi, insomma, ma lasciamoglielo dire, insomma, non scendiamo a livello, insomma, di sprezzarli o di offenderli, ma cioè, qualcuno ha scritto che quella era una povera psicopatica malata di dolorismo. Effettivamente, se uno legge la biografia di Santa Margherita, rimane esterrefatto dalle penitenze che ha fatto questa donna. E noi che pensiamo? Sarebbe interessante, andiamola a leggere. Che pensiamo quando leggiamo uno scritto di un santo e vediamo le penitenze impressionanti che hanno fatto? Pensiamo che sono matti? Pensiamo che sono stupidi? O pensiamo: no, facciamo anche di loro occasione di dire: no, ma se la vita cristiana è questa, io divento ateo. Per carità, che è sta roba? Questo, come tante altre cose che fanno parte della nostra fede divina e cattolica, è argomento
con cui dobbiamo confrontarci, che non dobbiamo dare per scontato. Il nostro rapporto con la croce, siamo amici o nemici della croce? No, San Paolo, questa è un'altra espressione di San Paolo, che biasima coloro che si comportano da nemici della croce di Cristo. E c'è, l'ho detto tante volte nella meditazione, uno scritto molto bello di San Luigi Maria Grignion da Montfort, meno famoso dei suoi best seller mariani, che era Lettera agli amici della croce, che è un capolavoro quanto mai istruttivo. Allora, i cristiani non sono né doloristi, come qualcuno dice, né masochisti, d'accordo? Queste sono le espressioni che hanno usato, ripeto, anche autori, ecco, sedicenti teologi. Ma i cristiani hanno, come Gesù, la croce illuminata. Cioè, Gesù sapeva che ogni minima e singola pena, sapeva e vedeva anche col suo intelletto divino, come qui spiega, erano nazioni salvate, erano anime sottratte all'inferno. E noi sappiamo che anche le nostre sofferenze concorrono a questo in maniera differente, certamente, in maniera subordinata, certamente, in maniera differente perché noi siamo creature umane, anche se si spera in grazia, e Gesù era Dio. In maniera subordinata perché le nostre sofferenze hanno valore e merito solo se le uniamo a quelle di Cristo, come tra l'altro esprime liturgicamente il sacrificio della messa, che è sempre preceduto dall'offertorio, no? Noi portiamo i nostri sacrifici perché siamo uniti al sacrificio di Cristo, senza i quali Dio neanche li guarderebbe. Quindi certamente il sacrificio di Cristo è quello di Dio, che noi siamo dei poveri uomini. Tutti i nostri sacrifici hanno valore dal suo e sono adesso subordinati. Però anche i nostri sacrifici hanno degli effetti grossi. Luisa, non dobbiamo dimenticare, è un'anima vittima e soffrendo provocava dei benefici immensi agli uomini, alla Chiesa e al mondo. E in alcuni momenti soffriva atrocemente, terribilmente. Allora è chiaro che la sofferenza vissuta in questo modo non ti toglie il dolore, ma la vivi con gioia. Esempio, una Madonna ha detto a Fatima: guarda, il mio cuore è trafitto da tante spine senza nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierne qualcuna. Ma cioè, se tu sai che un sacrificio che fai fa contenta la Madonna, ma che non lo faresti solo per quello? Nelle apparizioni, adesso non voglio farne troppo riferimento, insomma, non ancora riconosciute, certamente, ma ormai protratte da tanti anni di Medjugorje, la Madonna chiese il digiuno per 2 volte a settimana, pane d'acqua. Se lo ha chiesto, avrà dei motivi, vuol dire che questo sacrificio serve alla Madonna, serve alla Chiesa, serve al mondo. Ora, a prescindere dal problema del riconoscimento dell'apparizione su cui si pronuncerà la Chiesa e a cui ovviamente tutti quanti ci atterremo qualunque sia il giudizio che sarà fatto, no? Però io tante volte ho raccontato, insomma, che c'è molta gente un po' ultra devota di Medjugorje, che mi ha raccontato, sono andato 10, 15, 20 volte a Medjugorje, quindi ormai saranno anni che fa digiuno a pane e acqua. Ah no, padre, digiuno a pane e acqua, non ce la faccio. Non ce la fai. Se tu pensassi veramente, ma questa è una cosa che la desidera la Madonna, le serve, la fa felice. Forse, no, forse, devo credere, devo pensare che attraverso questo gesto il Signore farà qualcosa di buono, certamente che qui non conosco, lo conoscerò dopo che vado in paradiso. Ma ti rendi conto che significa se tu con un digiuno che fai, magari un peccatore, uno, si pente in punto di morte e non va all'inferno, e tu quando sarai morto vedrai, il Signore lo fa vedere, guarda, grazie a quel digiuno che tu mi hai offerto con tanto amore, che hai sofferto tanto quel giorno, guarda che è successo.
proviamo a rappresentarsi uno scenario. Quanta gioia ci c'è? Penso che faremo i salti di gioia, no? È una cosa bella, una cosa grossa. Allora noi dobbiamo avere questa fermissima persuasione. Quando soffriamo o per qualche croce che ci manda nostro Signore o per qualche privazione che noi volontariamente gli offriamo, certamente sempre con equilibrio e con discrezione, non ci possiamo mettere dall'oggi al domani a fare le grandi austerità dei grandissimi santi ammazzandoci, no, questo non sarebbe una cosa ordinata, ecco. Una persona che intende, insomma, abbracciare uno stile di vita penitenziale, mediamente penitenziale o fortemente penitenziale, è sempre raccomandabile che si consigli con sacerdote prudente, assennato e anche dotto, diceva Santa Teresa d'Avila, insomma, no? Quindi anche capace di discernere le motivazioni profonde, l'equilibrio della persona, la sua salute psicologica, ecco, perché non si facciano cose lesive o per fini distorti, ecco, perché veramente purtroppo, cioè, si possono fare certe cose a fini masochistici, perché uno non ha il cervello che gli funziona bene, ecco, quindi evidentemente quello non sarebbe gradito al Signore, è un peccato fare una cosa di quel genere, no? Ecco, però pur con tutte queste dovute attenzioni, la cosa fondamentale è che noi abbiamo la croce illuminata, quindi sappiamo vedere il frutto delle sofferenze e la gloria che esse danno a Dio e la gioia, potremmo anche dire, che esse danno a Dio. Ecco perché Gesù, nelle ore della passione, c'è una scena quando sta al culmine delle sofferenze, che veramente non ne può più e prorompe in un grido più pene ancora. È una cosa che ogni volta, ci sono dei passaggi dell'ora della passione, che ogni volta che ci arrivo mi fanno veramente rimanere, no? Sconvolge quella frase lì. Però Gesù dice, se ne salviamo un altro po', prego, avanti ancora, non c'è problema. E questo chiaramente ci introduce nel tema dell'amore. Chi è che soffre in questo modo? Soffre in questo modo chi ama. Ama Dio perché sì, noi capiamo, insomma, che alla fine il valore della croce, che è poi il fiat redimente, quale? È la salvezza delle anime. E le anime chi è che desidera farle salve? Desidera farle salve Dio, perché Dio è felice che ciò che Lui ha creato per la sua gloria se lo possa stringere in seno. Certo che sono felici anche le anime che sono salvate, ma è una felicità che raggiunge in una maniera misteriosa, ma vera, anche Dio stesso. Capite? Dove sono le anime capaci di amare e di offrire la vita sinceramente per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime? Chi sono le anime che sono capaci di metterti davanti al Signore e dice, guarda, per te qualunque cosa, no? Qualunque. L'offerta di vittima al Signore per quanto ne ho potuto conoscere io, due livelli. Se ho capito bene, questa è una cosa. Un livello che è molto, molto, molto austero, che è quello che ha vissuto Luisa stessa. È proprio, come dire, una sorta di offerta radicale e che sembra, così è stato per lui, se così è stato per altra santa, per qualche altro santo, essere preceduta dall'unione così profonda con Gesù da concretizzarsi nel matrimonio mistico. Quindi è una tale medesimazione che poi porta la sposa ad avere gli stessi gioielli dello sposo, e i gioielli dello sposo sono i tre chiodi con cui è stato crocifisso, i flagelli, la corona di spine, eccetera, eccetera. Però ricordo anche c'è per esempio nelle apparizioni di Fatima, proprio nella prima apparizione, un'espressione che la Madonna sembra rivolgere per esempio anche ai pastorelli, e non si comprende, ma
A me la risposta sembra positiva, se attraverso i pastorelli intenda raggiungere anche le anime generose. E disse: volete offrirmi come vittima sull'altare del mio cuore immacolato, come atto di riparazione per i peccati con cui Dio è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Ecco, rispondono: sì, lo vogliamo. E poi sappiamo, insomma, quello che è successo. Giacinta e Francesco sono morti in circostanze drammatiche, no? Uno proprio da solo in ospedale, senza nessun conforto umano, giovanissimi. Lucia no, ma ha avuto una vita, diciamo, di lenta immolazione, nella preghiera e poi nella clausura, no? Ecco, quindi il cuore immacolato di Maria, ecco, come altare su cui offrirci sempre con, a me sembra, diciamo, a questo livello un pochino più, ecco, forse più accessibile, richiede comunque un grandissimo, cioè il problema di fondo è che noi facciamo una scelta grande di donazione totale di noi stessi. È chiaro che io posso offrire tutto quello che voglio al Signore, no? Cioè, posso anche dirgli: Signore mio, se ti dovessi essere utile, vuoi mettermi a letto in un ospedale, vuoi farmi venire qualcosa del genere, eccomi. Ci vuole coraggio, perché quando si dicono queste cose, io raccomando sempre di non fare mai gesti, come dire, troppo impegnativi davanti al Signore senza adeguato discernimento e ponderazione. Cioè, già la consacrazione a Totus Tuus, tante volte io ho detto e ho raccomandato che non è atto da farsi a cuor leggero, perché non si può fare la consacrazione a Totus Tuus, poi non vivere coerentemente, almeno nell'essenziale, con ciò che questa consacrazione richiede, no? Quindi, se tu gli dici al nostro Signore: guarda che io sono disponibile anche a soffrire un brutto male, e poi il brutto male te lo manda, e dopo te lo tieni, d'accordo? Quindi non si possono fare. Però, dietro tutto quanto questa teologia, chiamiamola, dell'offerta, no? C'è l'amore. C'è l'amore e l'abbandono. Cioè, se io credo fermissimamente, no? Perché io sono un povero prete. Di che cosa ha bisogno il Signore di me in quanto sacerdote? Ha bisogno che io faccia il sacerdote veramente proprio come Gesù, nel senso che offra insieme alla messa che celebro un mio grande sacrificio, per esempio il sacrificio della vita, della salute? O invece ha bisogno che io stia in buona salute perché lui ritiene di dover utilizzare per il bene il mio ministero, la predicazione, la confessione, la cura delle anime, eccetera, eccetera? Io questo non lo posso sapere, d'accordo? Allora, offrirsi a Dio, l'offerta a Dio, è anche un atto d'abbandono che si può fondare su questa certezza: ma se Dio non ha pensato per me un tumore, non verrà mai un tumore, d'accordo? Però l'offrirsi al Signore è un atto, come dire, di grande fiducia, di grande abbandono a Lui, dire: se questo è per la tua gloria ed è bene per me, io lo accetto preventivamente e te lo pure offro, ma nella certezza che se tu questo non lo volessi, o non lo volessi da me, o avessi altro che vuoi da me per la tua gloria e per il bene delle anime, non me lo chiederai. Questo è proprio, a mio avviso, il segreto per passare attraverso qualunque tribolazione, no? Quando succede una cosa brutta, una cosa che non ci piace, una sofferenza, una cosa, dobbiamo avere la fermissima convinzione che la divina volontà in quel momento ci sta chiedendo di bere quel calice con amore, d'accordo? Non soltanto, si dice, non soltanto, come dire, non soltanto con gioia, ma con il desiderio di soffrire ancora di più. Lo prendo con gioia e con il desiderio di soffrire ancora di più, perché se Gesù me lo sta mettendo davanti, lo vuole da me, lo sta chiedendo a me. Allora ecco, però, cioè, è chiaro che una persona che
come dice Gesù, agli idoli, agli altri amori disordinati. Ama i piaceri, ama le ricchezze, ma non potrà mai stare in questo orizzonte, mai. Una persona che ama Gesù, l'amore è tutto per Dio e per l'uomo, e che ha a cuore solo che lui sia contento, perché l'amore, quando una persona ama l'altra, cioè si farebbe in 100.000 pezzi per farla contenta. Vuoi sapere se ami Gesù o se ami la Madonna? Bene, tu saresti disposto a fare qualunque cosa pur di farli contenti. Per un sorriso di Gesù o della Madonna, che cosa saresti disposto a fare per fargli fare un sorriso? Cosa? Questo te lo devi chiedere nel cuore, lo devi dire a lui quando sei dinanzi al suo cospetto, o a lei quando sei dinanzi al suo cospetto. Cosa non fanno gli uomini per le ricchezze? Andare a prestare le ricchezze richiede enormi sacrifici, enormi fatiche, attenzioni, investimenti, cose, lavori, risparmi, privazioni. Ecco. E che cosa facciamo noi per amore di Gesù e di Maria? Per dimostrargli il nostro amore, per trasmetterlo, per farli contenti. Ecco, chiaro che il patire e l'amore vanno insieme, perché nessuno, ed è anche vero che quanto più una persona ama, quanto più è pronta a patire per l'amato, qualunque cosa. Tutti sanno che la misura dell'amore è la capacità di soffrire per l'amato, per lui o per farlo contento. Ci aiuti il Signore ad entrare in questo splendido e divino, anche se a volte un po' austero, mondo, ecco, del patire amando e dell'amare patendo. O Santa Vergine Divina Maria, ecco, tu sei l'espertissima della teologia della croce e della teologia dell'amore, che sono stati la quinta essenza della tua vita sulla terra. Tu sei la nostra corredentrice, consacrata al più grande dolore che creatura umana abbia mai vissuto sulla terra, fuso con il più grande onore e con la più grande gioia che tu hai vissuto, che era quella di dare la natura umana al Verbo di Dio. Ricordiamo sempre, ricordaci sempre che la vita di offerta, di sacrificio, di immolazione non è vita di tristezza. Nella divina volontà è tutto gioia. Gesù ci ha spiegato il segreto, che quando si soffre santamente si sente gioia e desiderio di più soffrire, si è contenti di soffrire perché si è capaci di vedere la contentezza che Dio prende dal frutto delle nostre sofferenze, che sarà anche ascritto dalla divina bontà addirittura al nostro merito. Ecco,
Concedici sempre di essere fermi e ben radicati in queste verità tutte divine e di poterle vivere fino in fondo, senza paura, ecco, e senza titubanze. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.